Presidente Miranda, è sempre più allarme legalità per quanto riguarda la città di Foggia. Ci sono stati purtroppo degli brutti eventi che hanno portato alla ribalta e ad onor di cronaca la città di Foggia per questi tristi avvenimenti. Un momento molto difficile, purtroppo la nostra città è agli onori della cronaca nazionale anche in questi giorni per fatti di sangue, ma non dobbiamo assolutamente mollare né tantomeno pensare che l'abbiano vinta i signori della malavita organizzata. La città deve reagire, lo sta facendo con grande forza al fianco delle forze dell'ordine che stanno profondendo il massimo sforzo possibile anche loro in un momento di difficoltà, unitamente alla ottima procura della Repubblica di Foggia. È un momento, ripeto, molto complesso, al quale però non dobbiamo assolutamente dare spazio a nessun tipo di rassegnazione, perché questa è una città formata da persone per bene, per la stragrande maggioranza, e non ci dobbiamo assolutamente né far intimidire né altro da questi soggetti dediti al malaffare che vogliono il male della nostra realtà e non già quello che di positivo tutti i giorni il popolo foggiano è capace di dare. I cittadini sembrano sempre più scoraggiati per quanto riguarda l'illegalità dilagante. Che cosa si può fare per evitare, per stare anche più vicini anche ad esempio ai tanti gestori di negozi che si vedono comunque coinvolti nel racket? Ma guardi, innanzitutto credo che i negozianti siano ottimamente assistiti dalle forze dell'ordine, dalla questura, dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Procura della Repubblica. Forse è bene che si affidino anche di più alle forze dell'ordine nella certezza che non li lasceranno mai soli, anche prima che accadano episodi come quelli che purtroppo abbiamo visto con gli attentati di Namitardi. È una prevenzione che deve essere fatta, i cittadini tutti devono stringersi intorno agli imprenditori, ai commercianti e agli artigiani che in questo momento sono nell'occhio del ciclone, però ripeto, va fatta una operazione in sinergia totale con le forze dell'ordine, con gli organi inquirenti, con la Procura della Repubblica, perché davvero possiamo affidarci a loro con estrema serenità, e quindi è l'unica strada quella per cercare di debellare dalla radice alla radice questo fenomeno criminoso che altrimenti veramente può creare dei problemi molto seri. Spesso la criminalità è alimentata soprattutto dalla paura. Ma guardi, la criminalità non soltanto dalla paura, anche dall'emergenza economico-finanziaria, dell'emergenza sociale che noi viviamo nel meridione d'Italia e nella nostra città purtroppo da molto tempo, e l'amministrazione comunale, l'intero consiglio si sta prodigando per cercare di arginare il più possibile le varie emergenze che tutti i giorni sono sulle nostre scrivanie e purtroppo vedono coinvolti sempre più il maggior numero di soggetti di tutte le fasce sociali. Questa è la considerazione amara, perché ci sono i cittadini che protestano e che hanno delle difficoltà evidenti, ma ci sono tanti altri che non stanno molto meglio di loro, che però dignitosamente soffrono nel silenzio. È una città, la nostra, in grande difficoltà, anche se però devo dire noto dei segnali importanti di ripresa, ed è necessario che i cittadini abbiano fiducia nelle istituzioni tutte, perché è l'unica maniera per venirne fuori tutti insieme.